Ci risiamo, ennesima rottura nella condotta fognaria che porta i liquami di Trapani e del centro urbano di Casa Santa Erice al depuratore Consortile. Buongiorno e bentrovati con la nostra prima finestra informativa dedicata alla notizia del giorno. Eccola qui. Ci risiamo. La strada al momento è aperta al traffico, ma la prossima settimana sarà nuovamente chiusa nel tratto interessato dalla rottura, così come annunciato questa mattina dall'assessore Ninni Romano. A seguito della perdita avvenuta proprio in queste ore, praticamente poco dopo la riapertura al traffico, la linea è stata subito chiusa, il che ha evitato un'ulteriore fuoriuscita di liquami. Oltre che l'innalzamento dell'asfalto, come invece avvenuto circa 15 giorni fa, quando sulla carreggiata si formò anche una vistosa crepa. Si dovrà dunque riaprire un nuovo scavo per intervenire nella condotta fognaria, questa volta, come spiegato dall'assessore Romano, circa 50 metri dopo il punto in cui si è intervenuti nei giorni scorsi per la riparazione della tubatura, con conseguente deviazione del traffico in transito nella via del Sale, anche questa volta a pochi metri dalla riserva delle saline di Trapani e Paceco. Il problema continua dunque a presentarsi come è avvenuto lo scorso gennaio in via Libica dopo il passaggio a livello. Ma anche nel 2018 si sono verificate diverse rotture con fuoriuscita di liquami, sempre dal passaggio a livello in poi, il che ha portato più di una volta alla chiusura della via Libica, una delle arterie viarie più importanti, visto che collega il centro urbano di Trapani con la zona industriale e con le frazioni per arrivare fino a Marsala o al raccordo autostradale. Sotto il manto stradale della via Libica e della SP21 passa la tubatura che porta tutti i liquami di Trapani e nel territorio del comune di Erice dalla stazione di sollevamento di via Marsala al depuratore Consortile. L'impianto per il trattamento degli scarichi fognari si trova lungo la strada provinciale 21, poco prima del semaforo per Nubia. Il tratto di condotta in vetroresina è lungo circa 2,5 km, ma ormai ha i suoi anni. Da qui sempre più frequenti i guasti. Ma per la sostituzione è richiesto un investimento di diversi milioni di euro con una programmazione di lungo periodo per permettere di risolvere una volta per tutte il problema che sempre più puntualmente si verifica dalla via Libica alla SP21 con fuoriuscita di liquami e la chiusura della strada. Con la notizia del giorno ci fermiamo qui, io vi aspetto dopo la pubblicità. Si indaga per omicidio, proseguono le ricerche di Angela Stefani, la donna scomparsa da quasi un mese da Salemi. Riserva da riaprire, si cercano soluzioni per permettere la riapertura al pubblico dei sentieri di Monte Cofano. Continua intanto la raccolta di firme online su change.org. Turisti per cosa? Ieri pomeriggio al Museo Pepoli si è tenuto un focus sul turismo organizzato da Trapani Welcome. Al via il carnevale, alle 19 a Valderice si aprirà la sfilata dei carri allegorici. Domani l'appuntamento sarà invece alle 15:30, sempre lungo la via Vespri. Trapani ad un bivio, mentre il Trapani Calcio riposa dovendo affrontare il Matera, a livello societario spunta un'altra cordata pronta a rilevare la società. Tra mascherine e coriandoli e per la rubrica On the Road siamo andati a chiedere ai trapanesi come passeranno il carnevale e non tutti andranno a ballare. Eccoci, ben ritrovati con le nostre notizie. Proseguono le ricerche di Angela Stefani, scomparsa da quasi un mese da Salemi, si indaga per omicidio. Un attimo soltanto. Non si fermano le ricerche di Angela Stefani, di 48 anni, a Salemi. Ieri i sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno scandagliato due laghetti artificiali alla ricerca del corpo della donna scomparsa dalla sua abitazione circa un mese fa. Il giallo sulla sua fine si infittisce. Le attenzioni degli investigatori si sono subito concentrate attorno alla figura dell'attuale convivente Vincenzo Caradonna, indagato per omicidio e occultamento di cadavere. Strano, è apparso subito che l'uomo non si sia preoccupato di denunciare la scomparsa della donna. A dare il via alle indagini è stato invece l'ex marito Rosario Scianna.
Allarmato anche il figlio Francesco, che non ha mai creduto a un allontanamento volontario. Gli inquirenti tuttavia non escludono alcuna ipotesi e stanno scandagliando la vita della donna. Numerosi sospetti ruotano attorno a un casolare di proprietà della 48enne che insiste proprio accanto al recinto dove custodisce le pecore Rosario Scianna. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, proprio quel casolare di campagna sarebbe stato al centro di numerose liti tra Angela Stefani, l'ex marito e i figli. La donna avrebbe intimato lo sfratto al suo ex per poter di nuovo abitare la proprietà insieme al nuovo compagno, ma questa decisione avrebbe generato malcontento. Frattanto, l'abitazione di cara donna è stata sequestrata e ispezionata dagli uomini del RIS. L'uomo continua a professarsi innocente e nei giorni scorsi ha consegnato spontaneamente due telefonini appartenenti alla compagna. Gli agenti della squadra mobile di Trapani hanno trovato in possesso di 24 panetti di hashish per un valore di circa 20.000 euro. Filippo Loiacono, di 48 anni, disoccupato, è stato arrestato la scorsa sera per detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato fermato mentre era alla guida di un'auto di grossa cilindrata presa a noleggio. Insospettiti dall'atteggiamento del 48enne, gli agenti hanno provveduto a perquisire il mezzo, rinvenendo lo stupefacente all'interno del bagagliaio. Dopo l'arresto, Loiacono è stato condotto presso le carceri Pietro Cerulli di Trapani. Ruba due televisori all'interno di un appartamento in manette, un 32enne pregiudicato. Ad incastrarlo sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza che lo hanno immortalato mentre fuggiva con una refurtiva. In manette, con l'accusa di furto, Alessio Minaudo, di 32 anni, volto noto alle forze dell'ordine per le sue passate turbolenze. Ad eseguire l'arresto i carabinieri del nucleo radiomobile su ordinanza della Procura di Trapani. Il furto è stato messo a segno lo scorso 8 gennaio in via Fiumefreddo, nella zona del rione San Giuliano. Decisive al fine delle indagini, le immagini degli impianti di videosorveglianza pubblici e privati acquisite dagli investigatori. Le telecamere hanno immortalato un uomo che, aiutato da un complice non ancora identificato, forza il portone d'ingresso della palazzina presa di mira, entra all'interno ed esce pochi minuti dopo con due televisori tra le mani, fuggendo poi a bordo di uno scooter. I carabinieri, nel corso di una perquisizione effettuata a casa del 32enne che fino a 5 giorni prima del fatto stava scontando una pena agli arresti domiciliari, hanno ritrovato la refurtiva. Minaudo, messo alle strette dagli investigatori alla presenza del suo legale, ha ammesso le sue responsabilità, fornendo ulteriori dettagli adesso al vaglio degli inquirenti. Il giovane è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari. Torniamo ad occuparci della chiusura della riserva di Montecofano a causa del pericolo caduta massi scattato nel febbraio del 2017. Intanto continua la raccolta firme online su change.org per chiederne la riapertura. Sono passati 2 anni da quando, nel febbraio del 2017, il masso che ha portato alla chiusura della riserva di Montecofano è venuto giù, facendo scattare nel luglio di quell'anno la chiusura della riserva. Ed altri, a quanto pare, minacciano di fare altrettanto. Sono poi diversi i punti che necessitano di intervento di messa in sicurezza, come lungo l'itinerario che collega la torre di San Giovanni con quella del Tuono. La questione della chiusura dell'area protetta tiene banco dunque dal 2017 tra incontri e conferenze di servizi. L'azienda regionale Foresta e l'ente gestore della riserva ha disposto la chiusura sulla base di diverse relazioni, a partire da quella fatta dai vigili del fuoco nel corso di uno dei sopralluoghi fatti dove sono emerse diverse criticità. Sopralluoghi che hanno visto sul posto, oltre che l'azienda Foreste, anche la Protezione Civile e il Genio Civile. Fattori di rischio sono emersi anche da una apposita relazione geologica. C'è poi il tavolo tecnico tenuto in prefettura nel luglio del 2017 per parlare proprio della messa in sicurezza delle zone in cui si è verificato il distacco del masso e quindi dei costoni di Montecofano da tenere sotto controllo. Come ovvio, senza un intervento per garantire il transito dei visitatori, l'azienda Foreste non può che inibire l'accesso alla riserva. Ma c'è da fare i conti con la mancanza di fondi. L'amministrazione comunale di Custonaci ha già predisposto un progetto dando incarico ad un professionista per fare un monitoraggio complessivo. Nei giorni scorsi il sindaco Biga è anche stato al Genio Civile per valutare un intervento di somma urgenza. Il guaio è che dalla Regione, nel relativo capitolo di spesa, mancano le somme necessarie. L'investimento per la messa in sicurezza monterebbe attorno al 1 milione di euro.
che potrebbe salire al 1,5 milioni, per intervenire anche in altre zone rocciose individuate nello studio commissionato dal Comune di Custonaci. In ballo ci sono interventi di imbracatura con reti d'acciaio, oltre che la realizzazione di un fosso di guardia della zona del Tuono, la zona interessata dal distacco del Masso. Ci sarebbe però una seconda strada da seguire, che ha preso piede nei giorni scorsi. Si potrebbe puntare, sempre dalla Regione, ai fondi per il dissesto idrogeologico. Da questo fronte sembra esserci qualche speranza. Da quanto fatto sapere dal sindaco Bica, che ha incontrato il commissario straordinario per il rischio nel dissesto idrogeologico nell'ambito del patto per il Sud, Maurizio Croce, assieme al deputato regionale Valentina Palmeri, in questo capitolo di bilancio dovrebbero esserci dei residui per finanziare i lavori che potrebbero permettere la riapertura della riserva. Ma in questo caso i tempi potrebbero essere più lunghi, visto che non si procederebbe più per somma urgenza, come inizialmente ipotizzato dal sindaco Biga attraverso il Genio Civile. Una terza via, quantomeno per assicurare una minima fruizione nel breve periodo, in modo da salvare la prossima stagione estiva, potrebbe essere quella della riapertura parziale della riserva, nel punto a meno rischio, facendo un intervento tampone limitato alla zona dove è caduto il masso. Insomma, nei punti di pericolo imminente, quella dei massi ritenuti disarticolati, e lasciando comunque chiuso il sentiero che collega la Torre di San Giovanni con quella del Tuono, dove c'è invece bisogno di un intervento più complessivo. Praticamente il versante settentrionale, chiamato dagli escursionisti le Dolomiti sul mare, quello ritenuto più a rischio. Un compromesso, insomma, nell'attesa dell'avvio dei lavori per la definitiva messa in sicurezza. Ci fermiamo solo un attimo, vi aspetto dopo la pubblicità. Turisti per cosa? Ieri pomeriggio al Museo Pepoli si è tenuto un focus sul turismo organizzato da Trapani Welcome. Dal via il Carnevale alle 19 a Valderice si aprirà la sfilata dei carri allegorici. Domani appuntamento sarà invece alle 15.30, sempre lungo la via Vespri. Trapani ad un bivio, mentre il Trapani Calcio riposa dovendo affrontare il Matera, a livello societario spunta un'altra cordata pronta a rilevare la società. Si è parlato di turismo ieri pomeriggio al Museo Pepoli, organizzato da Trapani Welcome, la 10ª edizione di Turisti per Cosa. Un incontro, quello di ieri pomeriggio, a cui sono venuti meno due interventi, probabilmente fra i più attesi. Quello di Rosalia D'Alì, assessore al turismo del Comune di Trapani, bloccata a Milano per impegni istituzionali, e Vito Riggio, già presidente dell'ENAC e oggi nominato dal governatore Musumeci esperto per le politiche aeree in Sicilia. Sarebbe stato interessante ascoltare chi sta lavorando al progetto indicato da Musumeci sul sistema unico degli aeroporti siciliani. Avremmo voluto chiedergli anche del futuro di Birgi, che lui non ha mai visto roseo perché è ritenuto poco utile, in quanto si trova a 80 km dal più importante scalo di Punta Raisi, oggi Falcone Borsellino. I lavori sono stati aperti da Paolo Salerno, a cui hanno fatto seguito gli interventi di Bruno Bertero, direttore marketing del Friuli Venezia Giulia, Roberta Di Maria, manager di Booking, Marco Murri di Corsica Ferris, Antonio Purpura, docente di economia del turismo dell'Ateneo Palermitano. Particolarmente interessante l'intervento di Bertero, il quale si è soffermato sull'importanza di promuovere una destinazione Trapani piuttosto che consegnarsi nelle mani di un singolo vettore aereo, e ha citato Ryanair o piuttosto a grosse agenzie come Booking. Il manager ha consigliato di evitare presenze scomposte e disarticolate nelle fiere, puntando piuttosto sulla qualificazione dei giovani nell'incoming turistico. Ha confermato invece l'avvio dei collegamenti da Tolone con Trapani il prossimo 21 aprile e ha fatto anche cenno ai potenziali utenti del servizio, che saranno non solo turisti del sud della Francia, ma anche provenienti dalla Germania e dai Paesi Bassi.
Rinnovati per il prossimo triennio i vertici del Centro Studi Dino Grammatico. Fabrizio Fonte è stato confermato all'unanimità presidente. Sarà affiancato da Nicola Lamia in qualità di vicepresidente. Gioacchino Poma è stato chiamato a ricoprire la carica segretario. Maria Cristina Castiglione quella di tesoriere. Marco Castiglione consigliere. Valentina Pipitone è stata invece nominata responsabile del Mondo Rosa. Sono state infine pianificate delle nuove iniziative a partire dal prossimo 8 marzo per l'intero 2019 che si affiancherà le tradizionali manifestazioni che attualmente vengono portate avanti in memoria di Paolo, il 19 luglio, la giornata tricolore, ultimo sabato di settembre con l'assegnazione del premio per la cultura della legalità. E adesso apriamo la nostra pagina odierna dedicata al carnevale. Prende il via oggi la 27esima edizione del Carnevale di Valderice. 7 carri sfileranno oggi a partire dalle 19 e domani dalle 15:30 lungo la via Vespri. Per 4 giorni le vie della valle saranno animate da sfilate, canti, balli e degustazioni, tutte legate al tema carnascialesco. Fra le novità di quest'anno un concorso fotografico e una gara con carri allestiti dai comuni vicinori. Il Comitato Carnevale di Valderice e il Comune invitano i cittadini e gli ospiti a tenere il decoro urbano anche in occasione della sfilata. Non c'è un tema unico, ma praticamente ogni artista ha dato proprio la propria idea e proprio si è voluto sbizzarrire proprio nella creazione del proprio carro. Abbiamo il primo carro che è quello di apertura, che è quello che inaugura comunque il Carnevale di Valderice, e poi gli altri carri praticamente sono dei vari artisti. Il secondo carro ad esempio è Perle di Sicilia, che è uno dei, cioè il mio carro praticamente, e parla praticamente della Sicilia, è un trionfo quindi di colori e cultura. Poi abbiamo praticamente un carro dedicato alla fabbrica del cioccolato, ci sono poi un altro che è praticamente sulla cultura, quindi sull'invasione dei Borruca, che praticamente è uno stato che finalmente ottiene l'indipendenza. E poi abbiamo la partecipazione anche di altri comuni che, come Fulgatore e Napola, che portano anche altri due carri pure, come Mascia e Orso. Non solo sfilata di carri, ma ci saranno anche lungo il percorso tutta una serie di balli, danze, tutte cose legate chiaramente al carnevale. Sì, praticamente i gruppi di ballo praticamente animeranno la sfilata e poi durante la manifestazione stessa, durante 4 giorni, ci saranno anche diverse novità che ci saranno, ovvero tra canti, musica in piazza, degustazione, vari concorsi che praticamente anche il comitato stesso ha voluto allargare anche al cittadino stesso, come un bando praticamente di fotografia durante la sfilata e durante tutti i 4 giorni, dove sarà premiata la fotografia più bella che caratterizza il Carnevale di Valderice. Altri concorsi, appunto, la partecipazione degli altri comuni esterni, quindi far partecipare praticamente con altri carri e quindi creare quindi questa gara, questo concorso, quindi anche per stimolare anche il visitatore stesso. Divertiamoci insieme, il tema della manifestazione di carnevale promossa dal Comune di San Vito Lo Capo in collaborazione con la Proloco e le associazioni. Oggi a partire dalle 15:30 gruppi mascherati accompagneranno le sfilate di carri allegorici a Castelluzzo. Domani pomeriggio l'Allegra Carovana si sposterà a San Vito con musica, balli e coriandoli per le vie del Borgo Marinaro. Il sindaco Giuseppe Peraino sottolinea come il carnevale sia un'ulteriore occasione per la comunità sanvitese e per coloro che vengono anche in pieno inverno per condividere un momento di festa. E adesso invece vediamo un po' che tempo farà. Nel pomeriggio di oggi è previsto cielo sereno con temperature comprese tra i 12 e i 15 gradi e venti moderati provenienti da nord-ovest. Il mare sarà mosso con venti sempre di maestrale. Per domani mattina è previsto cielo poco nuvoloso con venti da ovest. Le temperature minime saranno attorno ai 10 gradi, le massime 14. Il mare sarà mosso, i venti soffieranno da nord-ovest. E per gli appuntamenti sulla nostra emittente, questa sera alle 19:40 e alle 22:40 andrà in onda il nostro magazine. Adesso una breve pausa pubblicitaria, poi torniamo con lo sport.
Eccoci con la pagina sportiva, cominciamo subito con parlare della Pallacanestro Trapani che si sta concedendo 3 giorni di riposo in occasione delle Final Eight di Coppa Italia di categoria dalla prossima settimana in preparazione la sfida con Bergamo. Cambiamo sport e adesso parliamo di calcio, ma non di calcio giocato. Come vi abbiamo anticipato questa mattina sulla nostra pagina Facebook ufficiale Telesud Trapani, ci sono delle novità in materia di cessione della società Trapani e Aumbivio. Siamo quindi al dunque, Carlo Morace, legale rappresentante di fatto degli interessi della proprietà del club Granata, ha due offerte concrete in mano e deve decidere insieme alla Liberty Lines a chi vendere il Trapani. Da un lato c'è Giorgio Heller che ha accettato tutte le condizioni e attende di conoscere l'esito definitivo della trattativa. Dall'altro c'è un'accordata composta da imprenditori campani e veneti che hanno già ricevuto il benestare per il contributo consistente di sponsor importanti trapanesi con la garanzia di una figura di un imprenditore anch'esso trapanese ricoprire il ruolo di presidente. Questa seconda opzione prevede anche una continuità tecnica con la gestione attuale della parte sportiva. Carlo Ponace non può più tardare a dare risposta ad entrambe le parti ed è quindi presumibile che nei prossimi giorni conosceremo la nuova proprietà del Trapani. Parliamo adesso invece di calcio giocato. Abbiamo detto che il Trapani non giocherà perché riposa in quanto doveva affrontare il Matera, ma le altre squadre invece giocheranno e questa è la schermata della 29ª giornata. Catania Potenza, Cavese Siracusa, Rieti Viterbese, Sicula Leonzio Paganese, Francavilla Vibonese, Bisceglie Catanzaro, Casertana Juve Stabia, Regina Rende. A riposare per questo turno è il Monopoli. Non ci resta a questo punto che ascoltare, riferimento invece alla Coppa Italia, le parole di Felice Vacuo e Andrea Scrugli. Beh, sicuramente una grande soddisfazione, soprattutto perché ci tenevamo a passare questo turno di Coppa, quindi l'importante era vincere, sapevamo di affrontare una delle squadre più forti di questo campionato, quindi non sarebbe stato sicuramente facile passare questo turno, quindi siamo contentissimi di esserci riusciti. Come dicevo prima, secondo me degli uomini questa potenza sicuramente una, per questa categoria è una grandissima squadra, hanno delle intenzioni molto forti, degli attaccanti che hanno sempre fatto bene in questa categoria, quindi sapevamo di affrontare una squadra vicina, una squadra che non ci avrebbe fatto sicuramente per una passeggiata. Poi è normale che può essere anche il nostro modo di giocare, questo palleggio continuo da dietro, quindi può sembrare che a volte siamo un po' prevenibili, però penso che alla fine penso sia una vittoria meritata perché abbiamo concesso poco alle loro ripartenze, quindi siamo stati bravi, diciamo, a tenere sempre sotto pressione. Sì, no, siamo molto contenti. Io venivo da un infortunio, ancora non sono 90 minuti, però penso che piano piano sto recuperando. Penso sia normale, in 90 minuti non si può andare sempre forte ad attaccare tutto, quindi penso che siamo anche maturati, perché nel senso sappiamo anche soffrire e reagire. Tra mascherine e coriandoli, il carnevale riesce ancora a coinvolgere gli adulti oppure è una festa soltanto ormai destinata ai bambini? Lo abbiamo chiesto ai trapanesi in questa nuova puntata di Telesud On The Road. Ragazzi, il clima di carnevale è solo per i bambini o riesce a coinvolgere anche voi un pochettino più grandi? Ultimamente con i grandi, diciamo, non lo sentiamo tanto. Cosa farete questa sera, visto fine settimana di carnevale? Questa sera andremo a ballare. Vabbè, io faccio il vocalist in discoteca, quindi per me è un lavoro, però porto la mia ragazza, sono con i miei amici e stiamo tutti là. Il carnevale riesce a coinvolgere anche gli adulti? Certo, sì. Tu che farai per questo carnevale? Questa sera me ne andrò a ballare, non lo, cioè, a ballare in discoteca. Ti vestirai in maschera oppure no? No. Il clima di carnevale si sente ancora secondo te?
Non lo so qua, guarda, io sono di Salemi, sono di un paese, lì si sente, nei paesi, nelle città. E a Salemi com'è? Riesce a coinvolgere anche gli adulti? Sì. Io lavoro stasera in un locale, posso dire c'è un bel coinvolgimento da parte della popolazione. Il carnevale è ancora una festa sentita o è solamente per i bambini? Per me no, assolutamente no, io non lo festeggio più. Quindi questa sera non andrei a ballare? No. Più una festa per i bambini, meno sentita, almeno per quanto mi riguarda. Questa sera andrei a ballare? No. Il clima del carnevale riesce a coinvolgere anche gli adulti o è rimasta una festa per bambini? Per quello che mi riguarda sì. Solo per i bambini? No, anche per gli adulti. Cioè per me sì, perché comunque io lo vivo, cioè a me piace proprio il periodo del carnevale, quindi per me esiste ancora. Diciamo che va un pochino a scemare rispetto agli anni precedenti comunque o al passato dove si sentiva di più, però ancora qualcosina c'è. Cosa farà in questi giorni di carnevale? Questa sera andremo a ballare, una festa privata vecchio stampo, no? Con degli amici, sempre altri bambini, e poi domani verrò di nuovo qua, la porterò alla villa, e di pomeriggio se c'è qualche altra festicciola la porto sempre da qualche altra parte. No, penso per tutti, è sempre divertente, interessante, insomma è bello anche travestirsi. Certo, i bambini è la loro festa, però anche i grandi non dispiace. Quindi domani tutti a Paceco. Questa sera cosa farà? Questa sera purtroppo il bimbo è da solo, non so a chi lasciarlo, e quindi purtroppo a casa. Il clima del carnevale coinvolge anche gli adulti oppure è rimasta una festa solo per i bambini? Ma secondo me anche gli adulti, volendo ancora, possono essere coinvolti in questa festa. Soprattutto se i bambini vengono coinvolti in feste, anche i loro genitori secondo me possono ancora partecipare. Il clima del carnevale riesce a coinvolgere anche gli adulti o è una festa solo per i bambini? No, è una festa anche per gli adulti, sicuramente. Cosa farete voi in questi giorni di carnevale? Questi giorni di carnevale, diciamo, metterò il vestito migliore a mio figlio e cercherò di approfittare questo bel ambiente trapanese. Credo che sia solo per i bambini e forse anche poco per i bambini. Quindi ultimamente si sente meno? Sì. Passando gli anni mi sembra che si sente sempre meno, anche nel clima proprio della città. Cosa farete voi in questi giorni di carnevale? Andremo a Valderice a vedere i carri o a Sciacca o se c'è la possibilità oppure a Paceco.